sperando che mi sentiate, perché le ultime dirette non avevano riscontrato dei problemi di audio, sperando che mi sentiate, racconto, se non a voi, a me stesso, quello che è successo oggi, ieri e nella prima parte di oggi, visto che sono l'1:46, passate a parlare di riforma del fisco. C'è un problema di stabilità del riforma del fisco, quindi più esattamente di questa relazione finale di un'indagine conoscitiva. Vediamo un po' se mi sentite adesso. Al primo semaforo verifico se i vostri messaggi sono buonasera o non si sente. È arrivato il primo semaforo, è rosso, quindi ci fermiamo. Sentite? Sì. Bene. Allora, questa relazione finale continua a essere interpretata vagamente da alcuni come un atto di indirizzo, cioè come una risoluzione, o addirittura come un ordine del giorno, cioè valuti il governo l'opportunità di, è un po' come se dopo essersi studiato un libro lo studente, invece di dire quello che ha studiato al professore, ci si presenti e valuti il professore l'opportunità di mettermi 30. Ma vabbè, fa un po' ridere, insomma, questa. Fa ridere, preoccupa un po' che si esondi così dal regolamento, ma preoccupa non perché la democrazia è in pericolo, figuriamoci, i pericoli per la democrazia sono ben altri, ne abbiamo parlato per tanti anni, sta a voi giudicare se si sono attenuati o, come io credo in realtà, aggravati ultimamente. Fa ridere perché poi si perde tempo inutilmente. Vi faccio un esempio banale. Allora, siccome questa relazione non è una relazione, altrimenti l'avrebbero banalmente scritta gli uffici, ma è un atto di indirizzo, allora c'è un'attività che è assimilabile all'attività, diciamo, emendativa, ma non è un'attività emendativa perché non c'è una presentazione formale di emendamenti, non c'è un voto. Ecco, il fatto che non c'è un voto determina un punto molto semplice da capire a chiunque, tranne forse che ad alcuni dei miei colleghi questa sera, ma lo dico senza polemica. Se non ti fanno votare, eventualmente per bocciarti, le tue proposte, ma ti danno solo un testo, come vi avevo annunciato che ci avrebbero dato, in cui forse esse sono state recepite, beh, allora ti devono dare anche il tempo di leggere il testo da cui si partiva, le proposte che tu avevi fatto, il testo a cui si è arrivati, per capire se le tue proposte sono effettivamente state recepite. Ora, di fatto, questo lavoro prende un po' di tempo, no? E noi lo abbiamo dovuto fare abbastanza rapidamente alle 20, quando ci è stata data la versione asseritamente provvisoria, che recepiva asseritamente alcune nostre osservazioni. E se non c'è un'attività formale, no? È stato un continuo dire allora, per esempio, parliamo di fiscalità ambientale, è tutto un tema importante perché con la leva del fisco si può agire su tante cose, per esempio sulle politiche e sulle strategie industriali riferite all'ambiente, sui comportamenti in generale che impattano sull'ambiente. D'altra parte, queste sono cose ben note anche
anche a chi come me non ha mai studiato approfonditamente diritto tributario o scienza delle finanze, ma è un macroeconomista. Ma si può anche impattare sulla natalità, su tante. Allora, il discorso era continuamente testi discussi nell'aria, con poi questa cosa, beh, l'abbiamo condiviso e non possiamo riaprire questa discussione che è stata chiusa. No, ma la discussione non si chiude nel momento in cui qualcuno dice dobbiamo abbattere la CO2 perché ce lo chiede l'Europa, e quindi anche se non lo facciamo ci costringeranno a farlo, per cui va bene così. No, questo non chiude nessuna discussione. La discussione si chiude quando c'è un testo che viene presentato, che viene valutato, e poi possiamo tutti essere più o meno d'accordo sul fatto che nell'attuale assetto istituzionale, anche con le attuali, diciamo, lo zeitgeist, no? Lo spirito del tempo, la moda ci impone di abbattere le CO2, siamo anche assolutamente solidali con i partiti che hanno sostituito l'ideologia con una molecola, magari la differenza non si è neanche vista tanto, però l'attività legislativa si fa sui testi, che sono delle cose scritte su un foglio di carta, e nessuno si deve adontare se dei testi che impattano su una cosa così importante come l'assetto del sistema fiscale italiano nei prossimi anni devono, da alcune forze politiche che ancora sono organizzate come partito, essere condivisi al loro interno, perché se si tocca un tema ambientale devo sentire certi colleghi, se si tocca un tema, che ne so, sanitario, devo sentire altri colleghi, perché non voglio decidere da solo, perché non devo decidere da solo, e perché soprattutto nessun medico ha detto a nessuno di noi che il 30 giugno è la data in cui questo meraviglioso documento dovrà essere portato in votazione. Non esiste un nostro impegno formale, forse esiste un impegno personale di qualcuno con qualcun altro a rispettare questa data, ma non esiste negli atti un impegno, non so, nel PNRR, per dire, che è un atto non legislativo, non c'è scritto entro il 30 giugno il Parlamento voterà un atto di indirizzo che non è un atto di indirizzo contenente una riforma che non è una riforma, non c'è mica scritto questo. Quindi boh, io adesso, mi sono fatto le due di notte, che cosa vi devo dire? Io di solito alle 9 sono già addormentato, però se devo andare a letto alle 3 o alle 4, vado a letto alle 3 o alle 4, mi piacerebbe farlo per qualcosa di utile, non per sentirmi, diciamo così, dire che... che l'Europa, che ci chiede tante cose, ci chiede tutto tranne la CO2, quella no, e che l'Europa che ci mette, che a casa sua le riforme non le fa, perché non le sta facendo, perché la riforma delle regole di bilancio europee non si farà, questo ve lo posso dire garantito al limone, però a casa nostra ci dice che dobbiamo fare presto, quindi noi dobbiamo fare presto, loro no. Comunque la riforma delle sue regole l'Europa non la farà, ma noi ci faremo a Roma il 12 luglio. I dettagli li trovate sul mio blog, e adesso credo che sia il caso che tutti ce ne andiamo a